veniva depositato lo statuto, credo, quindi su una grande intuizione di Bruno Trentino, ora non vi sto a leggere quello, quindi molti di voi l'avranno già letto, però veniva costituita dallo SPI-CGIL e dalla CGIL l'Associazione Nazionale. Allora, dicevo, questo per dire che noi siamo parte di questa famiglia, di questa storia, cioè l'Auser, che è un'associazione che chiaramente fa delle cose diverse dal sindacato, perché era quello l'intento di Bruno Trentino, ma fa parte di quella storia. Lo dico proprio in questo modo perché, ahimè, ogni tanto mi rendo conto, quindi faccio fatica anch'io, a distinguere le cose, per cui sembra quasi che essere volontario significa non avere idee. Estremizzo il concetto, non è così, perché qui sono tutte persone che hanno idee, quindi, però in qualche modo come se dovessimo spogliarci di una nostra identità, mentre invece noi dobbiamo essere fieri dell'identità che rappresenta l'Auser, perché l'Auser è nata, ed è questa la cosa importante, proprio per dare corso in termini diversi a quella che era l'idea del sindacato, cioè continuare a garantire i diritti dei, in questo caso, lavoratori, cittadini, pensionati, a migliorarli. E attraverso l'Auser, l'intuizione di Bruno Trentin è che attraverso i servizi, attraverso l'attivazione di quelle risorse che venivano accantonate dalla società, quindi quelle umane, si poteva continuare a garantire a molti cittadini l'esigibilità di alcuni diritti, perché man mano che si invecchia, problemi e così via, queste persone in qualche caso perdevano il diritto di cittadinanza. Quindi da questo punto di vista ricordare quei valori per noi è importante, perché il fatto di aderire a un'associazione come l'Auser, di essere volontario, sia nel caso faccio filo d'argento, sia nel caso faccio promozione sanitaria, devo sapere che è per quella cosa, non solo perché sto bene io. Molti volontari ci danno una grande mano, ma ci mancherebbe. Però dobbiamo sforzarci di riuscire a comunicare questa cosa, perché è un modo anche per far crescere la nostra società. In questo quadro, io credo che, a come posso dire che i rapporti con la CGIL, ma con lo SPI complessivamente, sono buoni. Non posso dire da altre parti, come dicevo prima, da questo punto di vista, se dovessimo immaginare domani mattina che l'Auser diventi una cosa, di, non dico diversa, che non sia più nella grande famiglia del sindacato, quindi della CGIL e dello SPI, credo che dal punto di vista delle risorse avremo dei grossi problemi, ma non perché deve diventare un impedimento, perché io dico che deve essere anche per noi un punto di forza, cioè lo dico in questo modo: l'Auser non può diventare il problema della CGIL o dello SPI, per come qualcuno in giro lo vive, ma io dico che deve essere lo strumento per continuare quello che come CGIL e come SPI abbiamo fatto prima, perché attraverso questo sicuramente noi riusciamo a continuare a rispondere nella società a dei valori con le nostre piccole azioni che in qualche modo potrebbero perdersi. Quindi dobbiamo sicuramente immaginare, io dico anche nel nostro territorio, un cambio di passo. Dobbiamo pensare a momenti di confronto fra segreteria e SPI. Quante volte parliamo di progetti insieme? Bene, bisogna sedersi insieme e iniziare a ragionare sui progetti che vogliamo fare insieme, non soltanto estemporanei perché conosco quella persona o quell'altra, ma perché in qualche modo può essere di supporto, ognuno chiaramente nella sua specificità, a garantire nel territorio un pezzo di servizio che uno non può fare e lo fa un altro. Quindi dicevo, dobbiamo pensare a momenti di confronto. In particolar modo, ed è questa la cosa che io credo sarà complicata, ma ci dobbiamo provare, dobbiamo anche immaginare momenti di formazione fra i nostri volontari, perché nel momento in cui immaginiamo dei percorsi comuni di formazione, noi superiamo le diffidenze, e al di là dei buoni rapporti che possiamo avere singolarmente con quella persona o quell'altra, noi abbiamo bisogno, noi abbiamo dei territori dove si opera bene, abbiamo dei territori dove non si opera, c'è diffidenza, e non è una responsabilità di qualcuno, dico che è così perché ognuno fa la sua parte, quindi pensando di farla meglio da solo, ecco, io credo che questo non ci aiuti. Quindi noi dobbiamo ragionare in questo modo, fare uno sforzo insieme, chiaramente partiamo da noi, quindi coinvolgendo
lo spia a tutti i livelli, ma una delle cose che io credo che se riusciamo a mettere insieme momenti comuni, in questo caso può essere la formazione, sicuramente noi troveremo le migliori sinergie per rispondere meglio ai problemi dell'Hauser e ai problemi che possono esserci anche nel rapporto con le altre, in questo caso con lo spia. Quindi dicevo, su questo versante dobbiamo faticare un po', perché non è che domani mattina superiamo. E andando alla fine, chiedendo scusa se non ho stato un po' coordinato, io volevo chiudere, visto che una